Si può unire padel e tecnologia? Probabilmente in tutti gli ambiti della vita la tecnologia ne è parte ormai integrante, vuoi per le automazioni, vuoi per la ricerca sui materiali e novità tecniche, come può essere anche applicato ovviamente al padel. D'altra parte Simone Mazzola, Padel & Tech, lo dice il nome stesso. Scherzi a parte, oggi vi parlo di qualcosa che in parte unisce le mie due passioni di padel e tecnologia, oltre che essere perfettamente calzante per il canale. Se giocate a padel da tanto o poco tempo, sapete che le racchette sono il mezzo che vi potrebbe far fare la differenza, ma che, se scelte in modo non corretto, potrebbe rovinarvi. Sapete anche, perché ve l'ho raccontato in un video che vi lascio qui, che l'incubo del giocatore di padel è l'epicondilite, che spesso è causata dalle vibrazioni che vengono scaricate sul braccio. Come si può fare allora per evitare queste vibrazioni se vogliamo avere una racchetta bella potente e dura? Ve lo spiego in questo video. Voi intanto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati. Quindi allacciate le cinture di sicurezza, si parte per questo viaggio padel tecnologico. Gli sport che vengono praticati con un mezzo come la racchetta nel padel rendono le sfaccettature di prestazione e tecnologia molto esasperate. Ma questa volta non voglio trattare solo delle prestazioni in sé, ma anche di un'ottima assicurazione sulla salute. Infatti oggi parliamo di Shockout, un'azienda leader nel settore che mi ha contattato e fornito un po' di materiale per fare questo video che ritengo possa essere non solo interessante ma utile per tanti di voi. Tutti parlano di carbonio, gomma interna, manici eccetera, ma forse questi oggetti possono risolvervi molti problemi. Shockout ha ideato dei, chiamiamoli così, gommini antivibrazione che vengono inseriti nella racchetta per non far scaricare le vibrazioni. Questa azienda lavora con il massimo livello di avanguardia e utilizza tecnologie prese dal mondo dell'aeronautica. In sostanza parliamo di banali quasi cilindretti di gomma che devono essere inseriti all'interno dei fori della pala, permettendo così l'assorbimento delle vibrazioni prima che arrivino al braccio. Vi arrivano in questa confezione, ma come vedete applicarli è tutt'altro che un'impresa, anzi possiamo dire che è qualcosa di banale. Estrarli invece potrebbe essere un problema, infatti viene fornito un banalissimo accessorio che vi darà una mano soprattutto per non rovinare la racchetta. Questo permette di applicarli e toglierli ogni volta che vogliamo. Però ci sono da considerare alcune cose quando li montiamo e adesso scopriamo cosa. Innanzitutto il posizionamento, perché come abbiamo raccontato diverse volte nelle recensioni delle racchette, il bilanciamento influisce in maniera significativa sulle prestazioni delle racchette e se poniamo questi, che sono chiamati dumpers, nella parte superiore della racchetta, alzeremo fisiologicamente il suo bilanciamento, così come se li mettiamo più in prossimità del manico, lo abbasseremo riducendo quindi la potenza che la racchetta potrà sprigionare. Come per la scelta della pala, sono semplicemente gusti o necessità, però bisogna assolutamente sapere che posizionarli da una parte o dall'altra genera delle sostanziali differenze. Una volta capito questo piccolo rudimento, posizioniamo i nostri dumpers in modo corretto, perché non devono assolutamente fuoriuscire dai buchi ovviamente, ma essere esattamente al loro interno. In caso si crei uno spessore, questo inficerà i vostri colpi e potrebbe dare reazioni sulla pallina piuttosto problematiche. Ora che li abbiamo installati, andiamo a vedere i 5 motivi per cui vi potrebbe servire un dumper Shockout. Se vi piace l'idea, ovviamente mettete un like adesso per farmelo sapere, che è il miglior modo per supportare il canale e ovviamente per scoprire i 5 punti di qui sopra. Ridurre le vibrazioni. Come detto, il motivo principale per cui vorreste montare un dumper è ridurre le vibrazioni che la racchetta trasmette sul braccio, senza ombra di dubbio. Questa è la sua funzione primaria sia per chi soffre sul braccio, sia magari semplicemente come prevenzione, magari non è tanto allenato e vuole evitare problemi più gravi.
Evita l'epicondilite, questo è un tipo di infortunio infame e può tenervi lontano dai campi per un po', infiammando i tendini del gomito a causa di movimenti ripetitivi, magari non perfetti tecnicamente e che vanno a sforzare parti del corpo che non dovrebbero essere così sollecitate. Se il primo metodo di prevenzione è l'allenamento e la corretta esecuzione dei movimenti come da fondamentali, un aiuto lo potreste avere riducendo al minimo le vibrazioni che la vostra racchetta genera. Questi vi permettono di avere una racchetta più stabile e con meno vibrazioni, garantendovi così un maggior comfort diffuso che si può poi ripercuotere sulla precisione e la qualità dei colpi e anche della vostra prestazione in generale. Se i dumpers, come detto, vengono posti nella parte alta della racchetta, ne aumentano il peso in testa, spostando il bilanciamento e dando così un po' più di brio alla pala stessa. Oltre ai dumpers vi mostro anche alcuni altri accessori utili per le pale da padel. Innanzitutto grip e overgrip, con quest'ultimo di interessante tecnologia, e infatti sono molto curioso di provarle e vedere qual è la sensazione e il feeling che mi daranno in campo. Poi c'è il classico paracolpi, che in questa versione è anche molto simpatico e divertente da avere sulla propria racchetta. Ma oltre che essere bello da vedere, è molto utile perché protegge la parte superiore della pala dai graffi, colpi e potenziali danni definitivi che vi costringerebbero al cambio. Si possono trovare quasi di ogni tipo, ma anche qui considerate sempre che questi protettori, quali che siano, hanno un peso e quindi spostano di conseguenza il bilanciamento della pala, in questo caso fisiologicamente verso l'alto. Infine ho provato anche i plantari sportivi, che hanno alcuni punti d'appoggio del piede rinforzati ed ammortizzati per garantire un maggiore comfort e anche in questo caso provare a ridurre le vibrazioni e i movimenti che vengono fatti nel padel, dal salto al cambio di direzione. E onestamente li ho trovati molto molto confortevoli, soprattutto magari per chi ha qualche problema al tallone o alle articolazioni. Potrebbero essere davvero molto molto importanti perché sono rinforzati e con dei cuscinetti nelle parti in cui serve di più. Questi sono tutti gli accessori legati al padel che tra tecnologia ed esperienza di gioco possono aiutarvi o a prevenire o a risolvere i vostri problemi. Se questo video vi è stato utile o avete un'esperienza da condividere con questi prodotti, fatemelo sapere qui nei commenti, perché più esperienza abbiamo a disposizione, più aiuteremo chiunque voglia giocare o semplicemente avvicinarsi al padel. Ringrazio Shockout per avermi mandato i prodotti di questo video e ovviamente voi per averlo visto fino in fondo. Vi do quindi un appuntamento a molto molto presto, sempre qui su Simone Mazzola, Padel & Tech.